Ciao a tutti, io e Piccettino siamo qui per portarvi nel dodicesimo numero di Mister No. Eccolo qui. Praticamente un'annata intera. Un'annata in compagnia di Jerry Drake e proprio nel numero 12 Jerry Drake non è in copertina. Cosa voglio dire? Lo scoprirete tra qualche minuto. 3,90 euro, data d'uscita 4 giugno, 98 pagine, bianco e nero, formato Bonelli, che più Bonelli non si può. Il Cangassiero Fantasma, eccolo qui. Copertina, Roberto Pieri i colori, Fabio Valdambrini i disegni. Ed è una copertina particolare perché, lo capirete leggendo all'interno della storia, Mister No c'è e non c'è. Non c'è il solito Jerry Drake con il suo giubbotto da pilota, eccetera, con i suoi vestiti classici. No, c'è questo strano personaggio che richiama Jerry con i quadrifogli, sì, lo stesso che trovate qui, con questo abbigliamento strano, in questa calda situazione, questo sole pesantissimo, queste sterpaglie, proprio ti senti la gola riarsa da tanto è fatto bene tutto ciò. Cioè proprio senti il calore che esce da questa copertina e poi vedi questo strano personaggio. È una copertina bella, cioè tu la vedi e ti invoglia ad entrare, perché è quasi una copertina poser, quasi iconica, no? È statica per carità, ma da sola dice tanto. È qualcosa che a me ha colpito, quindi io sono convinto che questa sia decisamente una copertina che mi convince, ecco. E sono sicuro che sia che voi non abbiate mai letto Mister No, sia che conosciate Mister No a menadito, non resterete indifferenti, proprio perché la curiosità di vedere cosa c'è dentro è ampia, è tanta, e la copertina è mistica e misteriosa quanto basta. Infatti mi è proprio piaciuta. E secondo me è anche forse la prima copertina in cui Jerry Drake ufficialmente non c'è. Lo capirete meglio leggendo la storia. Andiamo avanti. Di qui voglio parlare dopo, perché è la mia crociata contro le anteprime in seconda di copertina. Quindi di questa ne parliamo dopo. Frontespizio con il Jerry normale. E poi abbiamo qui Il Terre di Nessuno di Graziano Ferrediani. E ci parla di San Benzo e Vittorio Giardino. Non voglio dilungarmi perché l'articolo è molto bello, sappiate che possiamo definire questo personaggio un orgoglio italiano, cioè Vittorio Giardino è un orgoglio italiano e c'è poco da dire. È bello, cioè davvero, è bello il personaggio, è bravo Giardino e qua è molto esaustiva, quindi secondo me finita questa lettura un po' di curiosità per andare a prendere qualcosa di Vittorio Giardino c'è, secondo me dovete averla per forza e vi dirò più, ve la consiglio anche. Disegni. Beh, i disegni sono di Massimo Cipriani e Marco Foderà e partiamo così, quasi con la continuazione della copertina, con l'ambiente brullo e il cangassero che compare. E sarà un po' così, cioè, la violenza del mondo del cangassero fantasma, si chiama Jérôme Dragao, e il mondo di Mister No, che vola sul suo Piper, sulla sua Amazzonia, che parla con il suo Piper. Questa è una parte, questa pagina 13-14 è un po' una pagina incriminata, poi vi spiego il perché dopo. Le espressioni iniziali sono fantastiche, abbiamo tutto quello che ci può interessare di Jerry, cioè proprio la sua raffigurazione, il suo interfaccia, cioè il suo mischiarsi con il mondo, i suoi personaggi pittoreschi, questo è un protagonista del suo mondo reale, della sua Amazzonia, quindi le cose assurde, abbiamo anche la violenza e il suo prendere, diciamo, prendere le cose ma non farle funzionare esattamente come devono. Insomma, abbiamo tutto quello che serve. E poi, vabbè, abbiamo la foresta amazzonica e il suo incedere, tutto molto molto bello. La cosa più bella però sono queste viste che sono magnifiche, i disegni sono fantastici, ti danno queste ampie viste, ti danno tutto quello che l'avventura richiede ed è veramente fatto bene. Ovviamente abbiamo anche le cavalcate notturne, insomma abbiamo tutto quello che la classica avventura ci può dare. Guardate che belle anche quelle notturne. Quindi a livello di disegni è magnifico. E poi ragazzi non poteva che concludersi così. Quindi per me a livello di disegni le quattro mani impiegate hanno fatto un capolavoro. Veniamo invece alla storia di Luigi Mignacco. E Luigi Mignacco ci fa una storia carina che può essere tranquillamente presa dal lettore
ex novo che non sa niente, che vuole, che ha sentito parlare di Mr. No dal nonno, dal fratello, dallo zio, che non l'ha mai visto, ma la copertina l'ha attirato, se lo può prendere, leggere e andare via tranquillo. Ci trova un'avventura che mostra un po' i punti salienti di Mr. No, quindi il suo buttarsi nelle avventure, la sua, diciamo, morale, il suo senso di giustizia, il suo essere anche impulsivo, la sua ambientazione principale, quindi l'Amazzonia e le piccole cose, cioè l'isola che è sperduta in mezzo, il suo Piper, eccetera. Non vede i comprimari, però è proprio una storia quasi di ingresso in Mr. No. Per invece, chi già conosce Mr. No si trova un Mr. No che reagisce come ti aspetti e alcuni omaggi tramite lo sceneggiato radiofonico Il Canguessero Fantasma, perché si gira tutto intorno a quello, poi vi spiego meglio, e se lo trova proprio, diciamo, omaggiato in alcuni punti, centrato in altri, ma soprattutto trova una storia classica di Mr. No, cioè proprio del nostro antieroe che si trova a dover agire per forza, quasi, non dico controvoglia, però agisce spinto non da una voglia di agire, ma semplicemente che si trova in mezzo, classico antieroe. Quindi Mignacco ha fatto proprio una storia che va bene un po' per tutte le stagioni, o meglio, per tutti i tipi di lettori. Sì, parliamo del Canguessero Fantasma. Praticamente Jerry si trova invischiato, suo malgrado, in un salvataggio. Cioè c'è questo gruppetto di persone che gestiscono uno sceneggiato radiofonico famosissimo, si blocca il Brasile per questo ogni sera quando va in onda, e loro devono andare a registrare una nuova puntata, ma l'aereo su cui viaggiano si rompe e vedono Mr. No atterrare, che sta facendo tappa per andare in un posto misterioso, poi parliamo un po' meglio di quella, e gli chiedono di dargli una mano. Qui esce Jerry Drake, che aveva già un appuntamento, diciamo, un altro lavoro da fare, e quindi dice di no pur avendo i VIP davanti, no? Si trova l'interprete principale del Canguessero Fantasma, siccome lo show radiofonico riconosce dalla voce, e lo sceneggiatore. Ovviamente girano all'interno del mondo di Mr. No anche figure un po' strane, esce questo Cangasero de no altri con la sua banda, che è il classico bandidos di mezza tacca, non so come definirlo, fan proprio della trasmissione del Canguessero Fantasma. E lì nasce un po' la simpatia anche dalla storia, cioè, rapisce lo sceneggiatore per farsi raccontare solo a lui come proseguirà la cosa. Allora Jerry parte per andare a salvarlo con un piano che fa un po' acqua da tutte le parti, ma è divertente. Non vi voglio svelare altro. Vedrete voi questo salvataggio. Nel frattempo abbiamo l'intramezzata con le storie del Canguessero Fantasma che proseguono, che mano a mano diventa sempre più simile a Jerry. Ecco perché vi dico che qui c'è e non c'è in copertina. In più ci sono anche degli omaggi a Jerry Drake, lo scoprirete leggendo qua. Ricordatevi come Jerry ottenne il soprannome di Mr. No, e qua rivedete un omaggio molto divertente. Tutto questo mischiato in una narrazione veloce, di azione e fresca, che ti dà un albo da leggere, vabbè, adesso magari proprio no, però diciamo da leggere tipo sotto l'ombrellone, no? Quel belli che ci faccio un passo, una mia bella mezz'oretta tranquillo di avventura, senza pensieri ma di qualità, ecco, quindi mi è proprio piaciuto. Quindi Luigi Mignacco ha fatto un bellissimo lavoro. Dov'è che mi arrabbio? Mi arrabbio sulla seconda di copertina, perché nel riassuntino esce il nome di Patricia Roland. Patricia Roland, archeologa, amica, ma anche qualcosa di più per Jerry Drake, che già, secondo me, non è bellissimo mettere tutto questo qui, perché uno apre e gli scappa subito l'occhio e già legge quello che verrà il 3 luglio, però. E sembra quasi che per un attimo, girando pagina, tu venga catapultato nell'interesse futuro e non del presente che non hai ancora letto, quindi proprio mi dà fastidio. In altri casi era proprio spoiler puro, soprattutto quando c'è continuità di base o storie doppie, triple, eccetera, quindi quello mi dà fastidio. Qui mi viene il dubbio quasi che si siano un po' pestati i piedi a vicenda, perché a pagina 13 e 14 Jerry dice che ha sentito la sua voce senza dire di chi, che non poteva dire di no, che è passato tanto tempo dall'ultima volta, il diavolo, la nostalgia, eccetera. Quindi ti monta quell'hype di sapere, ma Jerry dove sta andando? Perché in realtà l'avventura che vive non è programmata, non sta andando, sta andando da un'altra parte. Questa era una tappa per fare il pieno al Piper, fine. Quindi chissà dove stava andando. Poteva essere anche bello lasciare questo mistero. No,
Secondo me purtroppo va da Patricia, cioè nel senso la voce è Patricia, quindi tu ti sei, diciamo, spoilerato una cosa che non volevi dire all'interno della storia, ma lo spoileri qui. Ora, magari è una pippa mia e non sarà così, però a me dà quell'idea e quindi per l'ennesima volta, secondo me queste vanno riguardate meglio e evitato lo spoiler, anche se la storia è autoconclusiva qui, non è una continuità, però c'è quel granello che mi dà l'idea che si poteva, che si attaccava al futuro, cioè quella continuità non di episodio di storia, ma solo di filologico. E poi, vabbè, non mettetele qui, davvero, no, non ha senso, cioè mettetele qua in fondo. Stamattina ho preso l'Allboy di Dylan Dog e la pubblicità del numero 2 è dietro ed è logica, cioè tu lo prendi, sì, ovviamente lo sfogli, lo guardi, cioè, al prossimo numero, bello, basta, poi dopo giri l'albo e cominci a guardarlo e il tuo focale, tutto il tuo focus è tutto sull'albo perché non c'è altro che ti distrae. Il futuro lo rivedrai alla chiusura. Qui invece guardi l'albo e dici bello, poi tam, e sei già proiettato verso un'altra parte. Magari trovi quel guizzo e dici minchia che interessante, Patricia. E poi magari questo viene quasi sminuito, non l'hai ancora letto e già sei puntato di là. Secondo me non funziona benissimo sta cosa. Sto facendo proprio una mia, tra virgolette, crociata contro queste presentazioni in seconda di copertina perché secondo me non hanno senso. E poi vabbè, occhio a quello che scrivete perché magari si rischia di fare uno spoiler che già dà fastidio quando è a posteriori, ma ancora prima di leggere l'albo, che magari è la prima parte, la seconda parte di una storia lunga, non funziona, cioè è brutta come cosa. Quindi onestamente vorrei che si facesse un minimo di ordine mentale in questa cosa, perché secondo me è disordinata così, ecco. Però al di là di quello posso dirvi che Cangrejo Fantasma è un ottimo albo, è un'avventura classica, canonica, in singolo episodio, quindi qualunque persona può prenderla e leggerla, ma soprattutto è un ottimo punto anche di partenza per chi Mister No magari non l'ha mai letto, oppure lo leggeva saltuariamente, chissà come va. Ecco, prendere questo ti dà un po' una visione di Mister No, non dico una visione esaustiva, ma una visione di Mister No di quello che puoi trovare del suo essere antieroe e del suo pazzo mondo fondamentalmente, perché è un pazzo mondo quello che gira intorno al suo, di personaggi pittoreschi, quasi caricaturali, ma più o meno verosimili, ecco. Insomma, è un'avventura tutto tondo, è un'avventura di qualità, di intrattenimento, ma di qualità. Quindi sono convinto che con avventure così Mister No cavalcherà in questo caso ancora per parecchio tempo. Quindi sì, per me è promossa. Mi raccomando, Mister No, il Cangrejo Fantasma, buona lettura. Ciao!